Buongiorno amici lettori, bentornati sul canale. Oggi abbiamo un'interessante monografia sul romanzo gotico, quali sono le origini, le caratteristiche del genere, i classici da leggere, eccetera. Il gotico è un genere letterario caratterizzato dalla presenza di elementi sovrannaturali, fantastici e spesso inquietanti, anche se magari alle volte sono solo accennati. Il romanzo gotico dal 700 a oggi ha affascinato e turbato intere generazioni di lettrici e lettori. Ma da dove nasce e quali caratteristiche presenta? Vediamolo un po' insieme. Quello del romanzo gotico è un genere letterario in cui predomina un'atmosfera cupa e misteriosa, accompagnata da sfumature fantastiche e spesso mostruose. Generalmente si tratta infatti di narrazioni in cui si accenna la presenza di elementi irrazionali e sovrannaturali, che non sempre possono essere spiegati o colti fino in fondo, e che riescono a suscitare inquietudini appunto perché tante volte restano sullo sfondo, sono appena accennate. Infatti, lo scrittore statunitense Lovecraft, vissuto tra il 1890 e il 1937, sosteneva che la paura più antica è quella dell'ignoto, a dimostrazione dell'impatto psicologico che possono avere sui personaggi e sui lettori gli aspetti più terrificanti e tenebrosi del romanzo gotico. Le principali caratteristiche di questo genere sono quindi in primo luogo l'ambientazione tetra e uno spiccato ricorso alla suspense. Se da una parte vengono infatti descritti antichi castelli abbandonati, case diroccate, paesini isolati o altri siti decadenti, d'altra parte è fondamentale accompagnare alla loro presenza un'angoscia crescente, un senso di smarrimento e di allerta che permette di immedesimarsi il più possibile nel testo, specie durante le immancabili scene notturne. A figurare spesso nel romanzo gotico sono di conseguenza giovani donne rese prigioniere o soggette al pari di personaggi maschili a ogni sorta di turba psichica che, non riuscendo a distinguere la realtà dall'immaginazione, tentano a mettere in dubbio ogni dettaglio, ritrovandosi vittima delle loro stesse pulsioni e non di rado di creature tutt'altro che rassicuranti. Zombie, vampiri, fantasmi e stregoni sono non a caso solo alcune delle presenze ricorrenti nei romanzi gotici classici. Ecco, talvolta si aggiungono scene violente con tanto di sangue e morte cruente. Per ricordare facilmente questi tratti, basta tenere a mente i tre significati dell'aggettivo gotico, che di fatto sono proprio medievale, in senso soprattutto architettonico, spaventoso e barbarico, e a cui va aggiunta quest'ultima caratteristica principale dei romanzi in questione, ovvero l'isolamento in cui versano di solito i personaggi della storia, e per via della distanza geografica dai grandi centri abitati o per via della loro emarginazione sociale. Ma quando e dove nasce il romanzo gotico? Quanto alla sua origine, il romanzo gotico è iniziato a svilupparsi in Inghilterra nella seconda metà del Settecento, con scrittori come Clara Reeve, William Beckcroft, Matthew Lewis, Charles Robert Maturin e John William Polidori. Scusate la pronuncia, lo scrivo meglio nei sottotitoli. Per poi essere praticato in tutta Europa nel corso del XIX secolo. La sua nascita si deve dunque alla crescente alfabetizzazione della media borghesia, che cerca nella letteratura quante più occasioni di evasione possibile e che detta il gusto di nuovi romanzi di consumo di età industriale. Non dimentichiamoci che ci troviamo in un'epoca in cui il razionalismo e l'illuminismo hanno provato a dimostrare ogni cosa attraverso l'uso della ragione, smantellando così superstizioni e credenze popolari. L'interesse per quello che resta al margine del conoscibile, che continua a esercitare un'attrazione magnetica e sinistra sulla popolazione, non può però che sopravvivere nelle arti e nella letteratura, portando così alla ribalta l'orrido e la sua mescolanza con la magia, con la religione e le cosiddette ghost stories. Più nello specifico, il primo autore ad aver scritto un vero e proprio romanzo grotico è da molti considerato Horace Walpole con il suo Castello di Otranto, pubblicato per la prima volta nel 1764. La vicenda si svolge nel 200 e vede intrecciarsi una preoccupante profezia con la successione al trono del principe Manfredi, in una finzione letteraria legata al ritrovamento di un vecchio manoscritto. Nel suo mélange di realismo e di grottesco, in cui non mancano passaggi segreti, misteri da svelare, minacce dietro l'angolo,
L'opera riesce a diventare un modello a cui si ispireranno nei secoli molti intellettuali. Ora vediamo un po' di esempi di romanzi gotici ambientati in Italia. Proprio come accade nel Castello di Otranto, peraltro, il territorio italiano rientra ben presto fra le scenografie ricorrenti del romanzo gotico, che nei suoi borghi arroccati e nelle sue tradizioni millenarie trova il contesto ideale per le storie più lugubri, verosimilmente su spinta del Grand Tour che la giovane nobiltà europea intraprendeva intorno al nord, intanto dal nord al sud della penisola già a partire dal 600. Pensiamo ad esempio al romanzo siciliano di Anne Radcliffe, ambientato nella Sicilia fosca e magnificente del XVI secolo, ma anche a Malombra di Antonio Fogazzaro, considerato uno fra i migliori romanzi gotici italiani, che descrive fra le sue pagine il non meglio noto di paesino di Er, sulle rive di un lago lombardo. Per non parlare delle numerose influenze del romanzo gotico su altri generi letterari che hanno a cuore l'Italia, il noir, il thriller e persino il romanzo gotico, il romanzo storico, scusate, come possiamo osservare negli stessi Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Dal pericolo corso da Lucia nel maniero dell'innominato alla stessa persecuzione, ai suoi danni da parte di Don Rodrigo, passando poi per il capitolo dedicato alla monaca di Monza, al cui interno la costrizione dispotica si affianca alla clausura, ai rapimenti e ai torbidi sviluppi. Al di là dei nomi già citati, che certamente hanno contribuito a rendere illustre il genere del romanzo gotico, esistono numerosi altri titoli apparsi fra l'Ottocento e il Primo Novecento e capaci di spiccare per fascino e originalità, nonché per il grande riscontro di pubblico e di critica che continuano ad avere fino ai nostri giorni. Di seguito vi propongo una selezione che non pretende di essere esaustiva e le cui opere sono presentate in ordine di prima pubblicazione, attraverso la quale farsi un'idea dei più famosi romanzi gotici moderni da utilizzare come possibile spunto di partenza per ulteriori approfondimenti sul tema. Partiamo con l'Abbazia di Northanger di Jane Austen, che ha per protagonista l'omonima dimora medievale della famiglia Tilley, nella quale è ospite Catherine Morland. Appassionata di romanzi gotici, incoraggiata dalla sua indole romantica un po' ingenua, la giovane donna si convince che il posto sia circondato da un alone di mistero e di delitti e si sente succube delle intenzioni dei suoi proprietari fino a quando non viene riportata bruscamente con i piedi per terra. Poi abbiamo Frankenstein di Mary Shelley, famosissimo. Ci spostiamo nel terreno del mostruoso qui, grazie alla storia di un novello Prometeo rimasta impressa nell'immaginario collettivo di gran parte dell'Occidente. Qui abbiamo uno scienziato convinto di poter assemblare pezzi di cadavere per ridare loro vita. Infatti è costretto a constatare il fallimento della sua ambizione nel momento in cui la creatura da lui creata si rivela ripugnante e pericolosa, mettendo a repentaglio la vita di molte persone. Vi segnalo inoltre uno degli autori più famosi del genere, Edgar Allan Poe, che ha scritto diversi romanzi e racconti brevi, come ad esempio Il gatto nero, dove la povera bestiola si vendica dei maltrattamenti subiti con magie soprannaturali. Un romanzo che io ho letto molto bello, ve lo consiglio, un racconto. Veniamo adesso a Jane Eyre di Charlotte Bronte, romanzo gotico in parte autobiografico in cui la protagonista conquista chiunque fin da subito con la sua personalità brillante e tenace. È merito suo, dopo le tante esperienze spiacevoli che subisce, se la casa di Edward Rochester, il nobile che l'ha assunta come istitutrice, si apre all'amore e riesce a liberarsi dai fantasmi da cui era infestata e se cede il passo dopo tanta angoscia a una maggiore e più profonda serenità. Restando in tema di romanzi gotici romantici, è impossibile non citare Cime tempestose di Emily Bronte, testo in cui la violenza psicologica si contrappone all'impianto realista della brughiera inglese, delineando una storia fosca e straziata di personaggi come Catherine Eastridge, Edgar e Hindley, ancora oggi amati e odiati in tutto il mondo. Una vicenda di sentimenti estremi che, come altre opere gotiche, ha portato a vari adattamenti cinematografici. Nella Donna in bianco di William Wilkie Collins a incutere timore invece una misteriosa figura femminile che vaga nelle notti nelle vie di Londra.
una presenza delle dubbie intenzioni e origini che unisce a sparizioni, omicidi e scambi di identità, in virtù delle quali questo romanzo gotico si fonde con il genere mystery, dando vita a un intreccio elaborato e ricco di risvolti psicologici, in grado di lasciare con il fiato sospeso dalla prima all'ultima pagina. Fra i romanzi gotici inglesi non si può non citare Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson, pilastro a sua volta della letteratura fantastica, è in grado di terrorizzare tuttora intere generazioni per via dello sdoppiamento della personalità del suo protagonista. Ne consegue una trama mirata a descrivere le più tremende e conturbanti profondità del nostro inconscio, che poi ne suggerisce una riconciliazione non sempre incoraggiata dalla società, ma fondamentale a non reprimere la propria natura. Arriviamo a questo punto al grandissimo Ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. Romanzo grottico forse atipico per struttura e significati, eppure dotato senza dubbio di un ascendente fuori dal comune. Il testo descrive infatti con uno stile raffinato e ironico la vita di un giovane dandy inglese che trascorre tra piaceri e sregolatezze, mentre a deformarsi dopo gli innumerevoli eccessi di cui si lascia andare per gli anni inspiegabilmente, il sinistro ritratto ricevuto in dono dal pittore Basil Hallward. Dracula di Bram Stoker, dal canto suo è un romanzo gotico che ci trasporta in un castello della Transilvania, cui il conte Dracula, da anziano gentiluomo quale sembra, si rivela un vampiro che, sfruttando i suoi poteri e la sua sete di sangue, ha intenzione di portare a compimento un piano diabolico, a meno che non venga fermato dalle poche persone al corrente della sua vera natura. È ancora in tempo per salvare dalle sue grinfie la giovane Lucy. Il romanzo gotico a cornice, che viene scritto in soli 2 mesi dall'autore Henry James, è anche Il giro di vite, la cui breve storia è ambientata in una villa di campagna nei pressi di Londra. Qui una giovane istitutrice ha il compito di occuparsi di 2 bambini rimasti orfani, se non fosse per il fatto che presto nella dimora fanno la loro comparsa 2 oscuri fantasmi del passato che proiettano la vicenda in una dimensione sempre più sovrannaturale e avvolta nel mistero. E chiudiamo in bellezza con Rebecca, la prima moglie di Daphne du Maurier, romanzo gotico che in un castello della Cornovaglia vede risvegliarsi all'improvviso il ricordo della defunta moglie del protagonista. L'uomo che vorrebbe risposarsi con una tenera dama di compagnia deve quindi fare i conti giorno dopo giorno con la presenza inquietante, mentre l'amore della sua fidanzata lo spinge a cercare disperatamente una soluzione. Bene, se il video vi è piaciuto per oggi iscrivetevi al canale, invitate i vostri amici e cliccate sulla campanella per non perdere le notifiche dei prossimi video. Ciao, a presto!